Ed eccoci dunque al terzo incontro, alla terza lezione di questo corso che tratta degli indirizzi fondamentali della sociologia. Come tutte le altre scienze, come le scienze della natura, dette impropriamente scienze esatte, che oggi però hanno compreso di non poter aspirare ad una esattezza assoluta, quasi divina. E così anche come per le altre scienze umanistiche, la storia, l'economia, il diritto, l'antropologia, l'etnologia e così via, anche la sociologia va considerata certamente come una scienza unitaria, ma non mummificata, per così dire. La sociologia non è un tutto monolitico, granitico, che in qualche modo si presenti secondo una prospettiva unitaria, unilineare, che si prolunga indefinitamente. La sociologia ha vari indirizzi. Noi oggi ci vogliamo occupare in maniera un po' arbitraria, a fini espositivi. Io mi scuso di non poter rendere conto a tutte le diverse scuole, alle diverse correnti di pensiero e di ricerca che hanno caratterizzato e caratterizzano tuttora la ricerca sociologica per, diciamo, gli ultimi 150 anni. Ma parliamo di indirizzi fondamentali, io ne distingo sostanzialmente tre. In primo luogo, noi abbiamo un indirizzo sociologico di indole psicologica. E che cosa voglio dire con questo? Quando parlo di un indirizzo sociologico, però di indole, di orientamento psicologico, voglio dire che queste ricerche sociologiche sono incentrate, cioè hanno come loro oggetto dominante i rapporti formali e informali fra gli individui. Ora qui bisogna però che noi cerchiamo di capire il concetto di formale e informale. Per esempio, un rapporto formale è quello fra il capo ufficio e l'impiegato di categoria A, B o C. Adesso non stiamo a fare, diciamo, un esame troppo particolareggiato. In questo caso il rapporto è formale nel senso che, secondo la lettera e anche la pratica degli statuti, cioè delle regole di un certo ufficio, di una certa fabbrica e così via, ci si attende un certo comportamento. Il capo ufficio darà delle direttive e il dipendente, l'impiegato, dovrà cercare di realizzare queste direttive. Questo è un rapporto formale ed è un rapporto in fondo di cui si occupano i contratti di lavoro, si occupa l'azione sindacale, c'è tutta una giurisprudenza, vale a dire una prassi giuridica per la soluzione di eventuali vertenze. E questa giurisprudenza illumina proprio la sostanza di questi rapporti che noi sociologi, giustamente consideriamo formali. Ma, e questo è il punto, i rapporti formali fra gli individui all'interno delle organizzazioni e fuori dei corpi, delle strutture organizzative, questi rapporti formali non esauriscono i rapporti fra gli individui. In altre parole, prendiamo il caso di un'azienda, qualsiasi azienda. Questo vale addirittura per il Parlamento, dove c'è un regolamento. Ecco, un conto è il regolamento scritto, a cui fanno capo e da cui dipendono, con il quale si spiegano più o meno, si descrivono quantomeno i rapporti formali. Altra cosa è la sostanza umana di questi rapporti, per cui un certo capo azienda, per esempio, può trovarsi a confronto con dei comportamenti dei suoi subordinati che non rientrano nelle regole, che hanno un carattere informale, ma per essere informali, per non rientrare nelle regole, diciamo, degli statuti e così via, non sono per questo meno reali. E allora, mentre la disciplina che noi chiamiamo, per esempio, psicologia del lavoro, la giurisprudenza, l'attività giuridica, si ferma alla lettera, in qualche modo, diciamo, al significato formale
di questi rapporti, l'analisi sociologica ha questo di straordinario e va tenuto presente fin da ora, che studiando questi rapporti studia anche il carattere propriamente non formale ma informale, ma reale dei rapporti stessi. In altre parole, un'azienda, un'organizzazione, una struttura burocratica ha un organigramma. C'è un presidente, un amministratore delegato, c'è un comitato di direttivo, c'è naturalmente una manodopera subalterna, c'è il prodotto, eccetera. Tutto questo è un organigramma formale perfetto. In realtà c'è un insieme di rapporti informali che fanno vivere questo organogramma, per cui in un reparto un operaio particolarmente anziano, quello che potrebbe essere chiamato l'asso del tornio o della fresa, il trapanista magnifico, eccetera, c'è sempre questo tipo, può avere un'autorità maggiore del caposquadra formale. Anzi, il caposquadra, il caporeparto, vanno da lui a domandare come vanno le cose, come la pensano gli operai, perché c'è un po' di disturbo, perché qualcuno è scontento, forse che si prepara uno sciopero. Ecco, questo, diciamo, questo vecchio operaio autorevole ha un'autorità ed esercita un potere che non è previsto affatto dall'organogramma, ma che è profondamente reale. Ho cercato con questo esempio di dare un'idea di cosa significa per la sociologia focalizzarsi su rapporti formali e informali. La sociologia, in questo senso, la sociologia è particolarmente interessata alla sostanza anche psicologica e non solo giuridica dei rapporti fra gli esseri umani. Ma c'è di più, possiamo andare anche un po' più avanti. Si parla spesso, per esempio, di alienazione, di depressione, di crisi dell'individuo e la sociologia certamente di fronte a questi fenomeni apre gli occhi, è interessata, si occupa di questi fenomeni. Ma in che modo si occupa di questi fenomeni? La sociologia, e soprattutto parlando di istituzioni di sociologia, cioè i fondamenti della sociologia, si occupa di problemi che hanno una apparenza, o meglio, non è solo un'apparenza, si occupa di problemi che si presentano come problemi psicologici, a livello psicologico, la depressione, gli stati d'animo, eccetera, se ne interessa la sociologia, ma dal punto di vista dei rapporti, o meglio, delle connessioni fra questi stati d'animo e la situazione oggettiva in cui versa, in cui si trova, in cui vive l'individuo. Per noi l'individuo quindi non è centrale. Per la sociologia i problemi dell'individuo sono problemi che vanno al di là dell'individuo e investono la struttura burocratica meta-extra-individuale. Questo è molto importante tenerlo presente. Qui c'è una netta distinzione, come vedremo più avanti, probabilmente nel nostro quarto incontro, quando parleremo della interazione fra le varie scienze sociali, noi qui comprendiamo la differenza, meglio, la convergenza e nello stesso tempo la differenza fra psicologia e sociologia. I rapporti formali e informali, per quanto riguarda la sociologia, sono rapporti che continuamente si rapportano, si richiamano, vengono riferiti non alle idiosincrasie, ai capricci, agli stati d'animo effimeri, temporanei o meno, dell'individuo come tale, ma al contrario. Questi stati d'animo sono riferiti alla qualità del vivere sociale collettivo. Per noi sociologi, per la sociologia, voi dovete ricordare sempre che ciò che è fondamentale per la sociologia non è l'individuo. L'individuo, che è poi ciò che noi incontriamo ovunque nella nostra vita quotidiana, che è la realtà con cui abbiamo a che fare, non è l'individuo, ma è l'individuo in quanto membro della società. È l'individuo che vive in società. Quindi l'enfasi, l'accentuazione metodologica e sostanziale della ricerca sociologica
è sempre costantemente e coerentemente fissata, concentrata sulle qualità della vita sociale extra individuale. E questa ricerca sociologica vede nell'individuo certamente una realtà fondamentale, ma la vede costantemente come un segnale, direi quasi come un'antenna, si potrebbe addirittura considerarla un sintomo nella variegata, indifferenziata, difficilissima da seguirsi, condotta individuale, un sintomo della qualità di quella compagine globale che ci comprende tutti, che è la società, le sue strutture organizzative, le sue istituzioni. Quindi l'indirizzo sociologico e psicologico, o meglio, l'indirizzo sociologico con enfasi sugli aspetti psicologici, che chiamerei anzi psicologico-sociali, vero? Dei comportamenti sociali, può quindi essere riassunta in una frase. Ricordiamola sempre. La sociologia si interessa degli individui, certamente, ma non come termine ultimo di ricerca, si occupa del comportamento individuale in quanto è la spia, una spia preziosa, ineliminabile, fondamentale del comportamento, degli orientamenti, dei valori collettivi. Quindi è il momento collettivo che pesa sui comportamenti individuali e che costituisce il cuore proprio dell'analisi sociologica. Ma c'è un secondo indirizzo nella ricerca sociologica ed è l'indirizzo che noi abbiamo indicato come economicistico, e io mi scuso per aver detto economicistico perché in questi aggettivi, diciamo, che finiscono in stico, per così dire, invece beh, potevamo dire indirizzo economico, ma economicistico sembra che ci sia un aspetto derogatorio, non dico spregiativo, non è così. Si vuole semplicemente dire che come la sociologia analizza il comportamento individuale psicologico, direi tema dominante della psicologia, ma con un'accentuazione soprattutto sociale collettiva, e quindi vede nell'individuo uno dei due termini di questa dialettica complessa che si viene svolgendo per tutta la storia da noi conosciuta, probabilmente anche per la protostoria, fra individuo e istituzione, nell'indirizzo economico o economicistico noi possiamo dire che la ricerca sociologica analizza il peso degli interessi economici, il significato della proprietà e della sua distribuzione nel più vasto quadro della società globale e complessiva. E qui veramente tocchiamo un punto fondamentale, non solo dell'analisi sociologica, ma di tutte le scienze sociali. C'è un vecchio detto che posso richiamare nella sua dizione latina, così semplice che anche coloro che non conoscono il latino possono benissimo comprendere. Primum vivere, deinde filosofare. Prima di tutto vivere e poi naturalmente pensare, filosofare, eccetera. Ecco, la sociologia non è così certa, anzi rifiuta questa dicotomia, vale a dire questa separazione fra il vivere materiale, i mezzi materiali di vita, e il pensare intellettuale. Perché noi sappiamo che l'essere umano è sostanzialmente un essere complesso e integrato. La vecchia separazione fra corpo e anima, carne e spirito, tiene sempre meno, perché noi sappiamo che in effetti gli esseri umani sono animati dalla passione e dalla ragione nello stesso tempo, ma sappiamo che tutti gli esseri umani, gli individui, i gruppi sociali, le nazioni e addirittura, oggi lo vediamo sempre più, diciamo le federazioni, i gruppi che tengono insieme più nazioni, non c'è soltanto il NAFTA, no? il trattato, la federazione nordamericana, Stati Uniti, Canada da una parte, Messico dall'altra. Abbiamo naturalmente l'Unione Europea, si sta profilando una possibilità di unione dell'Estremo Oriente con
Giappone e Cina, qualora riescano finalmente a superare le antiche cicatrici di antiche battaglie tremende, guerre, potranno essere gli alfieri, non c'è dubbio. C'è tutto un movimento centripeto, vero, che ci fa comprendere come in fondo i mezzi materiali di vita, in altre parole, i rapporti materiali in cui entrano fra di loro necessariamente i conviventi, sono rapporti fondamentali. Sono rapporti fondamentali. E oggi addirittura, se mi è consentita una osservazione a latere, credo di doverla fare, oggi addirittura nel nostro discorso politico, intellettuale, anche morale, direi che la dimensione economica è una dimensione vincente, è una dimensione forse esageratamente sottolineata. Basta pensare all'enorme importanza del prodotto interno lordo, il famoso PIL, basta pensare al reddito pro capite, vale a dire le dotazioni proprio economico-finanziarie di cui possono contare gli individui. Questi sono ormai temi ricorrenti. Addirittura si è arrivato a parlare di capitale, morale, gli stessi valori intellettuali, morali, etici, vengono spesso, non sempre, ma vengono addirittura espressi con delle metafore, sono metafore, non è una corrispondenza reale, ma con delle metafore di tipo economico. Per esempio la borsa valori, non riferita alle azioni industriali che si vendono e si comprano, ma invece riferita ai grandi valori, ai grandi ideali sulla base dei quali gli esseri umani conviventi sono pronti a lottare, a soffrire o comunque invece a godere una giusta tranquillità. Quindi noi abbiamo nell'indirizzo economico la sociologia importante perché abbiamo la piena comprensione dell'importanza dei mezzi materiali di vita. Ma la sociologia allora, a differenza dell'economia, lo vedremo più avanti in maniera più specifica, a differenza cioè del calcolo puramente economico che si basa quasi sempre sul cost-benefit analysis, cioè sull'analisi dei costi rispetto ai benefici, i costi incontrati rispetto ai benefici desiderati o ottenuti. Al contrario di questo modo di porre il problema, la sociologia si pone il problema dell'eguaglianza. Le risorse economiche, i mezzi materiali di vita, in una data società, oppure in una confederazione o federazione o raggruppamento di più società, come sono distribuiti, come sono, diciamo, in qualche modo più o meno equamente ripartiti. Questi sono grossi problemi. Nessuno oggi, neppure i pensatori radicali più avanzati, negano la funzione della proprietà, perché la proprietà privata, in fondo, dà modo all'individuo di vivere la propria libertà. Però, attenti, mettono in guardia, l'analisi sociologica mette in guardia rispetto a quelle che possono essere delle vere e proprie illusioni statistiche. Il reddito medio pro capite, per esempio, stiamo attenti, c'è un dato macro statistico suddiviso per il numero della popolazione, per il prodotto interno lordo, suddiviso per il numero degli abitanti e ci dà naturalmente la parte che viene riconosciuta per ogni abitante. Sì, questo dal punto di vista matematico-economico astratto, ma in concreto cosa succede? Evidentemente qui potremmo rifarci a un esempio che è quasi banale e mi rifiuto di citarlo, non voglio valermene, però mi limito ad accennarlo brevemente. Ci sono due persone, ci sono due polli da mangiare, uno ne mangia due, l'altro resta a becco asciutto, e secondo le statistiche del reddito medio pro capite hanno mangiato un pollo a testa. Non è così, purtroppo. E chi è che può dirci questo? L'analisi sociologica. L'analisi sociologica dal punto di vista della suddivisione della proprietà, della distribuzione quindi dei mezzi di vita che si opera in tutta la società. L'apporto che la sociologia, la sua analisi, le sue ricerche
possono dare al ragionamento economico è un apporto prezioso che ormai viene riconosciuto da tutti gli economisti. In altre parole, l'analisi sociologica applicata all'economia non sostituisce, per carità, non ne avrebbe neppure gli strumenti, non nega l'apporto e il valore del ragionamento economico, ma lo integra. Lo integra in che senso? Lo integra con i valori non direttamente economici. Per esempio, ci fa capire che sono appunto i poveri, i miserabili, che hanno bisogno del superfluo. Perché? Perché il superfluo dà ad essi la possibilità, o quantomeno l'illusione, di partecipare alla società opulenta. Non solo. L'analisi sociologica ci può far comprendere una nuova tipologia della povertà. Noi oggi, anche nelle società tecnicamente progredite, siamo di fronte a fenomeni, per la verità, nuovi, imprevisti, le nuove povertà. L'economia, che ha dei grandi meriti, che ci dà la macrostatistica, cioè il quadro generale, i dati fondamentali dell'andamento economico, però non ci dice molto, non può dircelo, non ha gli strumenti per dircelo, per accertarlo e quindi per comunicarlo. Non ci dice molto sugli atteggiamenti propriamente socio-psicologici dei nuovi poveri. Cosa voglio dire con i nuovi poveri? Qui la sociologia ha un grande merito. Il merito di averci fatto capire come oggi il nuovo povero in un ambiente metropolitano, urbano, non è più colui che chiede la carità necessariamente. Alcuni grandi artisti, registi come un Vittorio De Sica nell'Umberto D, ci avevano messo di fronte al dramma del pensionato, che ha naturalmente una grande stima di sé, non lavora più ormai, non è più impiegato, è pensionato, però ha bisogno dei mezzi necessari alla sopravvivenza, ha bisogno quindi di chiedere la carità, ma quando qualcuno si avvicina per fargli la carità, gira la mano come se volesse soltanto accertarsi se stia piovendo o meno. C'è una specie di riflesso condizionato per cui la povertà, il nuovo povero, si vergogna di se stesso. Questo ce lo fa capire l'analisi sociologica. Faccio un esempio. Prima parlavo brevemente, naturalmente, della famiglia nera degli Stati Uniti, che hanno però la Cadillac perché devono fare sfoggio di una ricchezza che non hanno, in un paese in cui l'avere conta molto più dell'essere. Ma anche in Italia, oggi, in un quartiere borghese, potrebbe essere il quartiere Trieste, un altro quartiere di Roma, Nomentano, Prati, un professore di scuola media, con i figli a carico ancora in età scolare, 12-14 anni, con la moglie, la signora, che certamente per decoro sociale non può andare a servizio presso le famiglie del quartiere. La ricerca sociologica ci fa capire certe cose, quelle che chiamerei le ferite nascoste della nuova povertà dignitosa che si vergogna di essere povera, si vergogna di se stessa. I figli di questo professore, badate, è un professore, quindi ha tutto un prestigio, un decoro, professore. I figli non possono avere il motorino, lo dicono i loro compagni. Mio padre, purtroppo, mio padre poveretto, non se lo può permettere, e allora lo prendono a prestito il motorino. Perché i compagni, magari, che sono figli di un proprietario di commestibili, Questi sono fatti umbratili, apparentemente nascosti, che la ricerca sociologica a indirizzo economico fa in qualche modo emergere. Così come fa emergere quella che per gli economisti non esisteva una volta, ma che adesso esiste, tutta l'economia sommersa, cioè l'economia che ufficialmente non esiste, che non paga imposte, di cui non si sa nulla. Infatti si chiama anche l'economia non solo sommersa ma nascosta, o economia parallela, e che in Italia conta, sembra, per il 30% del prodotto interno lordo, un terzo, e non è presente. Tutto questo è dovuto sostanzialmente alla ricerca sociologica applicata ai fenomeni economici.
Ma ci sono altri aspetti, prima di passare all'ultimo grande indirizzo della sociologia, altri aspetti che vorrei mettere in luce. Quando noi parliamo, diciamo, in termini economici di grandi aggregati umani, ad esempio la classe operaia, la classe imprenditoriale e così via, che cosa vogliamo dire in realtà? Che cosa vogliamo dire? L'economia, il calcolo economico evidentemente può limitarsi a indicare i datori di lavoro come imprenditori, e infatti hanno il loro organismo di categoria rappresentativo, la Confindustria, può, per quanto riguarda le maestranze subalterne, la manodopera, parlare di sindacati. Ma che cosa significa? Parlare di operai, ma che cosa significa? E allora qui la ricerca sociologica può dare veramente un apporto fondamentale. Un conto era l'imprenditore che era capitalista in senso pieno, cioè proprietario dei capitali e amministratore dei suoi stessi capitali. Poi che cosa avviene? C'è una seconda fase. Le operazioni produttive aziendali si complicano, si ampliano, e allora bisogna, il capitalista originario, il vecchio padrone, deve necessariamente assumere dei dirigenti industriali di professione, quelli che vengono dalle business schools, come dicono gli americani, cioè vengono dai politecnici, vengono dalle scuole aziendali, perché sono loro che devono dirigere. E allora che cosa succede? Qui veramente l'apporto dato dalla sociologia è fondamentale. Il potere aziendale, nonostante il diritto di proprietà della maggioranza delle azioni che sono in mano ancora al vecchio proprietario, si sposta. C'è come uno slittamento. Il potere aziendale passa dalla proprietà giuridica privata della maggioranza delle azioni a che cosa? Passa a coloro che hanno il controllo funzionale quotidiano delle operazioni produttive. Passa agli ingegneri, perché sono loro che conoscono e, conoscendo, controllano. Controllano le operazioni dell'azienda giorno per giorno, in base al principio sociologico che si può controllare solo ciò che si conosce. Non ciò che non si conosce, che non si può comprendere. Ma poi c'è un altro sviluppo. Non basta più l'ingegnere, è il dominus, è il signore del momento produttivo, ma ciò che si produce va esitato, va venduto. Ed ecco allora l'avvento del direttore delle vendite, che naturalmente fa il marketing, c'è tutta la pubblicità, intrattiene rapporti con i mass media, la televisione, i giornali, carta stampata, audiovisivo, cerca di esitare, cerca di far vendere i propri prodotti. Pensate oggi, nel momento di crisi che stiamo attraversando, pensate agli sforzi che stanno facendo tutti i direttori delle vendite delle case automobilistiche. È incredibile quello che si vede sia sui giornali che specialmente nei programmi televisivi. Ma poi non è finita. Abbiamo il vecchio capitalista, proprietario, poi arriva l'ingegnere, il dirigente di professione, poi arriva il direttore delle vendite, lo specialista di marketing, analisi di mercato, vendite, ma poi arriva l'auditor. Chi è l'auditor? Questa parola, anche questa latina, perché auditor è colui che ascolta, ma è soprattutto usata nel linguaggio del business inglese, è il controllore fiscale. In altre parole, è quel personaggio che ha la più ampia visione del processo produttivo e distributivo e che controlla la correttezza contabile interna di tutte le operazioni. Un momento, controlla o dovrebbe controllare, perché come si sa, proprio questa nuova figura del potere aziendale oggi è sotto il fuoco delle critiche per via dei recenti crack, non solo italiani, io mi riferisco anzi a quello ben maggiore, che è il famoso crack della Enron, la Enron rispetto alla quale i nostri fallimenti relativi da Cirio, Marmaris, eccetera, sono, non dico poca cosa, perché chi ne ha sofferto e chi ne sta soffrendo, certo la sofferenza reale, però siamo sempre in una situazione abbastanza lontana da quelle grandi proporzioni. Ecco quindi che l'attività produttiva, la fabbrica,
questo che era il centro nervoso dell'attività del nostro sistema economico, viene dall'analisi sociologica in qualche modo penetrata, rischiarata nei suoi aspetti quotidiani di potere a seconda della evoluzione del processo produttivo, le varie figure che contano. Ma che cosa accade alla classe operaia? Qui dobbiamo andare un po' in fretta, purtroppo, perché il tempo stringe, però non posso esimermi dal dirvi che lo stesso processo di disgregazione, o se volete anche di specializzazione, quindi di frantumazione, ha luogo anche per la manodopera subalterna. Noi eravamo abituati a pensare alla classe operaia come un grande movimento di massa, ancora oggi lo vediamo in piazza, nelle grandi manifestazioni, eccetera. State attenti però, l'operaio non c'è più nel senso ottocentesco, novecentesco, come nel quadro di Pellizza da Volpedo. Ricordate quel quadro, il quarto stato in marcia? Ci sono gli operai, ancora un po' contadini, c'è anche una madre che sta allattando il figlioletto e tutti marciano, vero? Marciano verso il sole dell'avvenire, no. Perché oggi quando parlate di operai bisogna distinguere fra operaio altamente specializzato che sta diventando un operatore in camice bianco, non ha più la tuta blu, poi operaio provetto, poi operaio mediamente qualificato e poi giù operaio di lavoro alla catena e lavoro ripetitivo, giù fino al manovale, fino a colui che cura la pulizia degli impianti igienici. C'è questo incredibile. Anche qui la chiamerei frantumazione, ma state attenti, non è un fatto negativo. Questo vuol dire semplicemente che il momento tecnologico, il progresso tecnologico ha investito da una parte gli imprenditori, ma dall'altra anche la classe operaia, e allora la rappresentanza operaia, per essere ancora rappresentativa, deve tener conto dell'analisi sociologica che mette in luce le caratteristiche delle nuove figure di lavoratori. Ci sarebbe molto da dire su questo, ma rinviamo a una prossima volta e passiamo al terzo grande indirizzo in cui si è venuta specializzando la ricerca sociologica, ed è l'indirizzo ecologico e geoambientale. Qui ci sarebbe molte cose da dire, c'è tutto il discorso dell'ecologia, dei verdi, a cui soprattutto i giovani, studenti e non studenti, sono molto sensibili, e questo è un dato molto positivo. Molto bene. Io vorrei limitarmi soltanto a far presente una grande differenza fra la sensibilità odierna e quella di 50, 60, 100 anni fa. Pensate che un pensatore, un elaboratore di teorie così avanzato come lo stesso Marx, quando parla di struttura economica si riferisce agli interessi economici della proprietà privata o pubblica, si riferisce in altre parole alle strutture organizzative. Dà per scontato che la natura sia inesauribile. Questo è il punto. Questo terzo indirizzo ci viene a dire, e lo dice con dei dati che sono impressionanti, ci viene a dire che la geografia, il clima, l'ambiente, le risorse naturali, lo stesso petrolio, l'acqua, non sono delle risorse inesauribili. Che per esempio tutta la tradizione socialista, da Marx a Proudhon e a tutti gli altri, non parlino mai della natura come un bene da conservare. Non ne parlano assolutamente mai, perché la danno per scontata. E invece noi oggi sappiamo, lo sappiamo in maniera diretta anche nella nostra vita quotidiana, come il momento climatico, ambientale e geografico possa essere di decisiva importanza. Non solo nel senso del grande Montesquieu, il quale ci diceva che tutto sommato i popoli sono quello che sono perché il clima ne determina gli atteggiamenti. Noi oggi questo non lo accettiamo a fondo, perché sappiamo che la storia ci dice come paesi che possono essere molto umidi, molto caldi,
non per questo, avendo pure un clima in sostanza subequatoriale o caraibico o equatoriale, non per questo sono paesi sottosviluppati. Si inventa l'aria condizionata. E anche quando New York, per esempio, non conosceva negli anni 20 ancora l'aria condizionata nel secolo scorso, però, nonostante tutto, la gente lavorava perché c'era questo impulso luterano, protestantico, metodico, di dovere in qualche modo non solo guadagnarsi da vivere, ma guadagnarsi con la ricchezza, col successo economico, una posizione importante nella società. Non parlo solo del fattore clima in questo senso, parlo dell'aria che respiriamo, dell'acqua che beviamo. Quando grandi città, Roma compresa, ma ormai città in tutto il mondo, grandi città debbono ridurre in maniera poi oltretutto, mi si permette di dire, piuttosto elementare, non voglio dire per carità in maniera stupida, che nulla di ciò che riguarda la vita di grandi collettività può essere ritenuto stupido, però in fondo si rifà alle targhe alterne, un po' ai pari e un po' ai dispari. Questo che cosa significa? Significa che una società, un modo di vita, tutto fondato sulla spinta e sul progresso tecnologico, non può rispettare quelle condizioni ambientali di equilibrio fondamentale che consentono una vita ordinata. Da questo punto di vista, proprio l'indirizzo ecologico e geoambientale viene a dire alle grandi società, soprattutto alle grandi società multinazionali, ai grandi capitalisti che non ne hanno mai abbastanza, in sostanza adesso stanno rivoluzionando la selva amazzonica, una delle poche, forse l'unico grande polmone rimasto al pianeta Terra. Io la conosco bene, sono stato a Manaus, sono entrato nella selva, mi sono quasi perduto nella selva di Manaus, la grande giungla, vero, dove non c'è terraferma, c'è soltanto un grande acquitrino. Meraviglioso, e vuoi a metterci una mano dentro, la si tira fuori di sorpresa, completamente mangiata dai piranhas, bisogna stare molto attenti. In sostanza, noi oggi sappiamo che la tecnologia come tale, lasciata a se stessa, ci porta al disastro, magari su un'automobile di lusso. Questo ce lo insegna la ricerca sociologica. Perché? Perché la ricerca sociologica ormai ha assodato in maniera vincolante per tutti, è una verità scientifica, la tecnologia è una perfezione, un grande conquista, ma è una perfezione priva di scopo, che può mettere addirittura a repentaglio gli equilibri della vita su tutto il nostro pianeta.